Il paradiso non è a numero chiuso, ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto che c'è per tutti, ma è stretto. Così Papa Francesco prima della recita dell'Angelus. Commentando un passo del Vangelo di Luca, il pontefice chiarisce che la via per la vita eterna non è una bella autostrada con in fondo un grande portone. Il passaggio è stretto e per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo. È una porta stretta. Perché è esigente, l'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo. Nel Vangelo un tale chiede a Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? E il figlio di Dio, nel rispondergli, capovolge la domanda, colloca la risposta sul piano della responsabilità, invitandoci a usare bene il tempo presente. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Il Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli, insiste Papa Francesco, ma per una vita umile, una vita di fede che si traduce nelle opere. E per noi cristiani questo significa che siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti e nutrendoci della sua parola. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità. E così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia. Ancora una volta, infine, Papa Bergoglio invita tutti a seguire l'esempio della Vergine Maria che è passata attraverso la porta stretta che è Gesù.